fase pre-parrucca. Pre-parrucco. Certo, pre-parrucco e pre-trucco, faccio con le macchie, tra un po' mi trucco, mi parrucco e divento questo pulista. Che personaggio fa in questo film? Dov'è? Sono il papà di... della ragazza anoressica, esatto, e sono un oculista, un uomo abbastanza rigido, ma non rigido nel modo di fare, proprio rigido come persona, molto inquadrato, molto... È la costituzione che mi ha fatto... Ha un modo suo di stare vicino alla figlia, oppure accetta? Non no, accetta. Diciamo che il paradosso è questo, è un oculista che non vede la malattia della figlia, cioè... E quindi insomma è un personaggio diametralmente opposto a quelli che ho fatto per esempio quest'anno, che sono dei personaggi molto spinti o sul drammatico, però evidentemente duro, come il colonnello dei paracadutisti, piuttosto che il film di Natale, dove invece proprio dai sfogo al massimo della stupidità del personaggio, perché te lo puoi permettere visto che è una commedia leggera. Qui invece è tutto in sottrazione, tutto a levare, tutto a fare il meno possibile. È un film incentrato su questo problema dell'anoressia, ma in realtà racconta anche altro, racconta il disgregarsi di una famiglia della media borghesia milanese. Il film è ambientato a Milano, abbiamo già girato 3 settimane e mezzo da fine agosto alla terza di settembre, e siamo alla fine della prima settimana di riprese della parte autunnale e invernale. Finiremo lo shooting il 7 di gennaio del 2010. Senti, cosa intendi per luna di miele della malattia esattamente? Luna di miele della malattia è il momento iniziale in cui tu cadi nel gorgo dell'anoressia nervosa, inizi a mangiare sempre meno, non mangiare più, quasi più, e meno mangi più ti senti forte, perché aumenta la tua volontà e ti sembra che aumenti anche la tua forza fisica. Noi arriviamo fino al momento prima del disfacimento fisico della protagonista, prima del ricovery, prima della magrezza esagerata, esasperata. Non c'è voyeurismo, non c'è voglia di guardare il corpo magro, ma c'è la voglia di raccontare la dimensione mentale della malattia. Io cerco di prendere lo spettatore e portarlo dentro questa dimensione qua, fare vedere con gli occhi di Sara. Sara c'è in tutto il film praticamente, non c'è una scena in cui non ci sia Sara. Non ho iniziato le riprese del film finché non ho trovato la protagonista giusta. Dove l'hai trovata? Cos'è un casting? Ho fatto un casting spaventoso, ho visto un migliaio di ragazze più o meno in età, finché non mi sono poi imbattuto in Benedetta Gargari, che è una giovane attrice di 14 anni e mezzo, romana, straordinaria, che ha aderito al progetto con una passione e una partecipazione veramente unici. È un piacere lavorare con un'attrice così. Fermi. Carrello. Azione.